invece questo film ma in realtà queste sono domande a cui non bisognerebbe rispondere, perché poi sai quando già era questo penso che io pensavo che era questo. No, allora dunque, diciamo che Paccotti Marì, ci sono alcuni personaggi nelle mie storie che ritornano in altre storie, così Paccotti Marì è il deficiente, insomma, nelle mie storie. Però è un deficiente che rassomiglia drammaticamente ad uno che stava in classe mia. Quasi lo stesso. Alcuni gli ho cambiato il nome così, ma Paccotti Marì si chiama quasi uguale. Il problema è che io abito. Non lo so, perché poi l'originale non è neanche uno sfigato. A quanto so c'ha una villa, poi Roma, fa la via 2, fa così. Però in realtà ci assomiglia proprio, perché è proprio il bambino un po' saputello, un po'. Che però vive proprio. Cioè è il contrario della pecora nera. Però l'istituzione, per questo vi dico, l'istituzione è violenta. Ed è violenta l'istituzione manicomio, l'istituzione carcere, l'istituzione caserma, ma anche l'istituzione scuola. In quella scena lì, questo si può dire, insomma, proprio all'inizio del film, che c'è la maestra che dice a un bambino, lo manda alla lavagna e lui scrive da una parte quelli che andranno al mare e da una parte quelli che andranno in montagna. È una scemenza, piccolo piccolo, però ecco, quella cosa lì che accade a scuola, è scrivere buoni e cattivi, la maestra che esce e scrive buoni e lui diventa il capo classe, quella cosa accade ad Auschwitz. Quello si chiama capo. Ed è l'istituzionalizzato delegato dall'istituzione a diventare il capo. Ed è il peggiore! Perché non è solamente, diciamo, dominante nei confronti dei subalterni, ma è anche dominato. Per cui è il peggiore, insomma. Allora, per questo dico, quell'istituzione è sbagliata nel meccanismo. E quel meccanismo è sbagliato ad Auschwitz come a scuola elementare di casa mia. Per cui la pecora nera, la mela marcia, quello dell'ultimo banco, quello discriminato, è discriminato perché in qualche maniera l'istituzione che lo discrimina. Tu se boccio si sei ripetirà non pari qualcosa, no? Chi è che lo decide? Lo decide l'istituzione. Ma così come decide, tu sei più bravo, tu sei più regalato, tu sei l'ultimo. Comunque sia sono sempre io che decido, sono sempre io quello che ha la classe dalla parte del manico. Questo è il Paccotti Maurizio, è un controdiscriminato, cioè discriminato pure lui in qualche maniera.